Giovedì 26 novembre ci troviamo a Firenze per un workshop di infoprogetto organizzato da Action Group Editore in collaborazione con la Fondazione Architetti di Firenze per parlare di architettura sostenibile, ma anche di progettazione integrata e di sostenibilità. Un'occasione inoltre per parlare con le tante aziende presenti delle innovazioni tecnologiche presenti oggi sul mercato. Allora vediamo il servizio che abbiamo realizzato. Sicuramente la sostenibilità che le aziende che si propongono oggi devono chiaramente esporre quale caratteristica richiesta per la convention di oggi. Noi abbiamo potuto dire la nostra, in quanto ricordiamo che l'Apitec è 100% naturale, quindi è composta da minerali in polvere che vengono tenuti insieme non da dei leganti e quindi da nulla di proveniente dal petrolio, ma esclusivamente da quello che è chiamato processo di sinterizzazione, cioè la cottura di questi minerali stessi. E la sinterizzazione è quel processo che stoppa la cottura prima che il materiale passi da uno stato solido a uno stato liquido. Quindi questo crea proprio il legante, è il calore, e provoca la possibilità di ottenere una lastra di 3,36 m per 1,5 m di minerali, e che presentano, oltre che la caratteristica di sostenibilità, il superamento di tutti quelli che sono invece i limiti che i leganti stessi provocano in una lastra come questa. Quindi ricordiamo che la sua assenza genera la resistenza al calore, la resistenza al freddo, la resistenza agli acidi, la resistenza alle basi, e quindi la amplissima possibilità di applicazione che questo materiale può avere, a cominciare dalle scale, ad un piano cucina, ad un pavimento, a un rivestimento, fino ad arrivare alla facciata ventilata o facciata in senso più lato, che è il rivestimento appunto dell'involucro che oggi abbiamo presentato. Le richieste si sono poi concentrate molto sulla facciata, e nello specifico quella della facciata ventilata, che la caratteristica dello spessore che il nostro materiale propone genera la possibilità di essere sostenuto con le più alte tecnologie attualmente presenti sul mercato, tipo il Kyle, tipo fissaggi ad espansione, che trovano quindi aderenza all'interno del materiale e la possibilità di proporre delle facciate con questi agganci a scomparsa, e quindi poter vedere solo ed esclusivamente la bellezza del materiale senza vedere nessun tipo di aggancio, nessun tipo di metallo aggiunto.